all'atmosfera che abbiamo voluto creare con Bellissima. E lei, così, dopo due cose che gli ho detto, mi ha suggerito immediatamente appunto i cannibali. E allora vorrei chiederti, anche vedendo un po' siamo e quello che hai assaggiato in questi pochi istanti qui con i nostri amici, se questo suggerimento che mi hai dato dei cannibali, che io ritengo calzantissimo, sei ancora convinta che sia stata la cosa giusta? Beh, naturalmente, assolutamente. Intanto è un film che ho girato tutto a Milano, per le strade di Milano del centro. E poi perché eravamo allora veramente tutti quanti, io e i collaboratori, tutta la troupe, eravamo alternativi in qualche modo. Porto per esempio un giorno che siamo entrati in Alemagna, che allora era una pasticceria appena aperta quasi, dove andavano le signore a prendere il tè al pomeriggio, eccetera, e ci hanno pregato di uscire perché eravamo vestiti strani. Eravate vestiti male. Da cinematografari alternativi. No, strani, come così, no? Diversi, insomma, non lo sapevamo. L'avete scoperto da Alemagna? Abbiamo scoperto lì che eravamo diversi. E quindi è stato girato poi comunque tutto a Milano per le strade, tra l'altro cominciando anche senza permessi, che credevo che ci fossero. Spiego questa faccenda dei permessi, perché poi da lì si capisce anche lo spirito di quell'epoca. Per chi fa un film, occupare una città, poi immaginiamo una città come Milano, che comunque era una città, insomma, parliamo del 69, era una città metropoli, era una metropoli, quindi Liliana aveva bisogno di questo set sgombro di auto, di segni, di persone, di abitanti, perché appunto ha ricreato questo set magnifico di una città vuota, terribile, agghiacciante, dove questo potere persegue e uccide, lasciando corpi insepolti dappertutto, e quindi aveva bisogno di questa città vuota e che potesse lei, come un vero set, riempire. Ora questo, se si fa in uno spazio, ecco, simile a questo, un teatro di posa, è normale. In una città significa fare una sorta di occupazione militare. Questa occupazione militare viene concessa a caro prezzo dai comuni attraverso i permessi. Vi sarà capitato di vedere ogni tanto la notte dei signori che vengono a mettere delle strisce per bloccare poi il traffico il giorno dopo. In quegli anni avete girato liberando Milano senza permessi, e questa cosa, cioè, i permessi vi hanno detto che c'erano, ma non c'erano. Non c'erano, è stato il primo giorno, è capitato, giravo Corso Venezia, e quindi una strada centrale, tutte strade centrali. Oltretutto volevo il set lucido, quindi doveva passare prima una fiatrice, per cui il terreno diventava bello lucido, fotogenico, no? Doveva essere una città vera, bella, di vita. E poi dovevano esserci i cadaveri, lasciati a monito, perché questi evoluzionari, e per un centinaio di metri dovevano essere comparse vere, perché si capisce. Oltre c'era un centinaio di pazzetti, di sagome, vestite di manichini, e quindi ci voleva anche un certo tempo a preparare il set. E a un certo punto c'erano i clacson che suonavano, però avevamo tanti studenti che si sdraiavano per terra, abbiamo bloccato il traffico, e poi ci hanno seguito sempre, sono stati molto utili, perché quando c'era bisogno comunque rallentavano la richiesta di passaggio, e si sono appoggiati sulle macchine, sdraiati per terra, eccetera. Ho potuto girare. A un certo punto è arrivata la polizia. Quando è arrivata la polizia, vedo il ragioniere cosiddetto che corre via, perché io ho detto il permesso alla polizia. Ecco, c'è il ragioniere, quello scappa via. È scappato. Le guardie municipali l'hanno guardato e hanno detto: senti, noi capiamo che è lavoro, è stato molto carino, molto serio. Ecco, la lasciamo finire, però subito dopo facciamo passare. Per fortuna eravamo quasi pronti. E dopodiché, alla prossima inquadratura, ho dovuto aspettare che passasse, si sbloccasse un po' il traffico. È stato
è stato comunque abbastanza laboriosa la cosa, ma sono riuscita a farlo e la città è venuta molto, molto espressiva, era molto giusta per questa vicenda. Questa vicenda della Sofocle, IV secolo avanti Cristo, Liliana Cavani, 1969. Cosa ti spinse a fare questo film? Beh, una necessità anche morale, che ho capito, perché era proporre una meditazione sulla dittatura e invece la necessità della libertà di coscienza. Evidentemente in quel momento era così, c'era questa necessità in qualche modo, e io e i miei collaboratori abbiamo trovato che era necessario farlo, e così è stato fatto, tra l'altro fatto con denaro privato, perché era la Eurocinematografica, quindi non è a spese di privati, e il film è andato bene, è andato a Cannes, ha avuto delle critiche, è stato invitato al Festival di New York, ha avuto una storia molto curiosa, perché ancora in America non era uscito un film sulle Easy Rider, non era uscito, e quando fu dato al Festival di New York, al Lincoln Center, aveva un successo enorme, perché era tutta una platea di giovani, aveva un grandissimo successo, e la Paramount mi chiese, cioè propose di comprare il film e di distribuirlo se io cambiavo il finale. Allora, siccome il finale finisce, è una tragedia classica, finisce male, finisce che i profeti di questa lotta contro la dittatura sono fucilati in piazza, ammazzati dalle guardie, e non potevo mica, ma è una tragedia di Sofocle, posso mica finirla in ballo, insomma. E quindi rifiutai. Quando il produttore l'ha saputo, si sarebbe sparato, perché pensava che comunque si potesse essere un compromesso, ma direi così. Senti, in Italia quelli sono gli anni di Piazza Fontana, sono gli anni del golpe borghese, sono anni bui, cupi, cioè un film che rivisto oggi, sinceramente, uso questa orrenda parola, è attuale, ma è attuale perché risulta, diciamo, superato il contesto storico di quei tempi, risulta un apologo straordinario, vuoi Liliana Cavani, vuoi Sofocle, sull'indifferenza, cioè quello che penso possa interessare oggi, al di là dell'aspetto storico o dell'aspetto visivo-artistico, è questa straordinaria riflessione che fa Liliana Cavani in quel film su un tema che sentiamo tutti molto oggi, e cioè che è l'indifferenza di fronte alla disumanizzazione di una comunità. Cioè, momento in cui quei personaggi non possono intervenire come propria esigenza umana per dare sepoltura a questi morti, ecco che il potere che li allontana da questo propone agli altri una disumanizzazione. Ci sono delle sequenze visivamente in questo film così forti che veramente vi invito tutti questa sera a vederlo, a rivederlo. Tra l'altro una bellissima copia che è stata restaurata e che quindi ha ridato al film tutta una serie anche di aspetti tecnici che oggi si fanno con la color correction digitale e allora si facevano con un processo più artigianale di altissimo livello. Ecco, di più con questo interessante, perché sì, è sempre molto importante l'aspetto tecnico anche, cioè la tipologia espressiva di un prodotto che deve sostenere un'idea ha bisogno di questo. È stato tutto girato con un teleobiettivo del 750, primi piani e totali, eccetera, quindi c'è un fuoco strettissimo, però l'operatore è impazzito, e con tutto che avevamo poco tempo, però si è riuscito a fare questo lavoro, per cui la qualità fotografica era particolare. Ricordiamo chi era il direttore della fotografia?
Dio mio, mi vergogno, non mi ricordo più. Albonico. Sì. Giulio. Giulio Albonico. Giulio Albonico, l'operatore era Nino Celeste. Sì, ma comunque è Albonico, responsabile di tutto. Nino era bravo anche lui, perché doveva stare fermo, anche perché abbiamo girato delle volte con la macchina sopra un mezzo, quindi era molto comodo. Comunque un film che rispecchia, a mio opinione, molte delle tematiche che abbiamo cercato e cerchiamo di trattare anche nel programma culturale di Bellissima, e che quindi quando mi hai suggerito questo film, insomma, ho trovato veramente una grande sintonia. Ed è un film che nasce in un periodo straordinario, al di là, diciamo, del momento storico. Era un cinema, appunto, che produceva Easy Rider, che produceva I Cannibali, che produceva Zabriskie Point, che è del 70. Che rapporto c'era tra voi autori? Perché oggi noi registi viviamo tutti un po' così, delle bolle. Ma è un pochino bolle anche noi in parte, non so, in parte, ma ecco, diciamo, il mio giro era Bertolucci e Bellocchio, diciamo, Bellocchio che aveva fatto il centro sperimentale quando c'ero io, Bernardo perché frequentavamo Pasolini, quindi... Vabbè, insomma, un giro niente male. Ecco, era... poi c'era la generazione dei grandi registi, Fellini, Antonioni, questi qua, e Visconti. Ecco, noi eravamo principianti allora. Senti, ho letto una cosa molto bella sui Cannibali, che ha scritto Italo Moscati, che è stato sceneggiatore insieme a te del film, che parla di un tuo ritmo, un ritmo di lavoro, un ritmo di creazione, un ritmo di attività sul set, e illustra questo ritmo quasi come il ritmo di una staccanovista. Come approcci e hai approcciato nel corso degli anni, soprattutto per i lungometraggi, ma penso che questo valga per tutto, per le tue regie liriche, per la televisione? Qual è il tuo ritmo, Liliana? Come ma si guarda, fa? Il ritmo te lo dai il piano di lavoro, e nel tempo, diciamo, si è in parte ridotto pure, perché non è per una questione di costi. E quindi la cosa importante è scegliere dei collaboratori, sia tecnici che attori, che ci credono nel progetto, e quindi il processo a un certo punto diventa realizzabile, anche dentro una necessità, certo, di non perdere tanto tempo. Però la cosa importante è anche scegliere gli attori giusti, sempre. E anche perdere molto tempo a cercarli, che è un lusso, perché è fondamentale, è un lusso anche, sì, ma anche questo ha un costo minore, no? Vuol dire che ci si impieghi un po' più di tempo a preparare il cast, però è talmente importante, perché tutte le tue il sogno di quel film passa attraverso un'interpretazione, e se sbagli quella è sbagliato tutto. Io ho visto delle volte dei film, sono partiti bene, e poi dopo però dicevo, ma però quell'attore lì non tradisce persino l'idea. Tu hai creato delle icone in questo senso, pensiamo a Charlotte Lampling nel Portiere di Notte, lo stesso Clementi in I Cannibali, un lavoro lungo, faticoso. Oppure ti affidavi anche un po' alla storia? No, una volta che riesci ad avere l'attore che pensi sia giusto, e quindi ci credi, e che è molto importante cominciare la giornata credendoci, e tu ci credi, allora tutti, siamo tutti a dare il meglio di noi, e la chiarezza che volevamo, del racconto che volevamo esprimere. E quindi diventa importantissimo il tempo guadagnato. Io non faccio mai molti ciacchi, perché l'energia
recitativa a una durata X, oltre la quale c'è solo, cioè, ci sono le parole e basta, capito? Non c'è niente. Non, specie per certi film forti, così in certe situazioni più forti, non puoi pretendere di fare 7-8 ciak e cose del genere. Quando sento parlare di gente che fa oltre 20 ciak, oltre 10 ciak, lo trovo paradossale, perché non siamo più nel cinema, siamo in un'altra roba, siamo forse nel teatro dove c'è la ripetizione sera dopo sera, eccetera, è tutto affidato alle parole, no? Il teatro, la figura lontana, ma il cinema è che è affidato all'emozione dell'attore fondamentalmente. Questo ha bisogno di una, ha bisogno di un'energia per cui non puoi fare quello che ti pare, dire ah beh si rifà, no, bisogna far bene nel giro massimo che c'è. Senti, ultimamente è andato in onda un tuo lavoro televisivo che si chiamava Troppo Amore, mi pare, sì, Troppo Amore, e un film, infatti diciamo per la televisione, perché è andato in televisione, ma poi tu fai un film e basta. Un film duro, sullo stalking in sostanza. E la domanda che ti faccio, cioè oggi in una televisione dove generalista, dove domina il don matteismo, è vero che tu sei Liliana Cavani, però forse anche proprio per questo fai paura, eppure questo film ha avuto un successo straordinario, cioè tu hai seguito una linea di ripresa di questo film, facendo quindi il tuo cinema, e nel 2012 mi pare che è andato in onda, ha fatto più di 4 milioni di spettatori, e io so che tutti Viale Mazzini dicevano un film difficile, cioè questo termine, no, della difficoltà come disvalore. Poi invece il pubblico ti ha premiato, e quello che dicevo all'inizio, riuscire a mantenere questa coerenza e poi arrivare al grande pubblico. Che cosa è successo? Beh, intanto ti posso dire che la televisione non lo voleva trasmettere. Non lo voleva trasmettere? No, veramente, per fortuna, attraverso un'amica, una critica musicale, pensate un po', che aveva, conosceva Casini, che allora era presidente della Camera, abbiamo proiettato ai deputati. Quindi per vedere, allora la televisione si è vista costretta, da Casini. Esatto. Ma grazie a questo si è potuto andare in onda. Ecco, a Roma si dice andiamo bene. Era un film sulla violenza contro le donne ed era esplicito. Cioè, però Casini, insomma. Quindi, vabbè, qualche volta. No, racconto la verità, la realtà, anche certo. Perché per dirti anche di certa incongruenza che c'è nei vari settori della RAI, capito? Perché se fai se hai un progetto vuol dire che devi andare fino in fondo, capito? Senza interferenze. E invece purtroppo non è sempre così ed è un peccato, perché attraverso la televisione dovrebbe poter raccontare tante cose. Infatti lì c'era un'altra che, cioè, io e Margherita Von Trotta avremmo dovuto farne due di film, io ne ho fatto uno, lei ne ha fatto un altro, però poi dopo si sono fermati lì perché temono sempre di creare turbative, che ci sia qualcuno che dice che non va bene. Ecco, siamo sempre a quel punto. Io ho sempre trovato che le cose sono sempre così, non mi meraviglio neanche più, ecco. Hai sempre dovuto combattere. Ma assolutamente. Nonostante 17 film, premi. Quindi oggi, se tu ti scontri ancora con questo status quo, che poi anche questo denota una indifferenza, cioè quell'indifferenza di cui parlavamo all'inizio, di fronte a un'autrice come te che propone una storia, ancora oggi c'è qualcuno che resta indifferente. Ma questo è una situazione, è più libero il mondo, cioè chiaramente la comunicazione privata è più libera, ecco, mentre la RAI è fatta di tutto un apparato in cui ci sono delle persone che hanno timore evidentemente di perdere il potere che hanno e
talvolta questo potere dipende dal fatto che non fanno mai niente di speciale, ecco. Si ripetono. Torniamo poi ai Cannibali, come fu accolto in sala? Cioè, quale fu il destino di questo film? Beh, il film fu accolto bene, con delle critiche notevoli, importanti, e fu dato alla Quinzena a Cannes con molto successo, e per quello c'era, allora c'era Susan Sontag, presidente del Festival di New York, io non la conoscevo neanche allora, e invece l'ha voluto, l'ha preso subito per il settembre seguente, questo accadeva al Festival, a maggio, a Cannes, ed ha avuto un grandissimo successo. Ecco, e quindi però diciamo si può parlare di un film estremamente popolare, ecco. Anche perché era un film insolito per noi, ecco. Forse lo sarebbe stato un po' meno in America, dove c'erano già dei circuiti, era la Paramount che faceva un certo circuito che si chiamava Cinema 5 e che lanciava i film nuovi, anche con uno stile nuovo, anche con, ecco, e quindi entrava in un programma che aveva già certe sale in America volute dalla Paramount. Senti, parliamo un attimo, anche perché è successa una cosa curiosa questa sera, molto bella, che Liliana, passando qui tra i nostri stand, gli stand dei nostri amici editori, si è fermata di fronte al Sirente e ha trovato un libro, non è che faccio pubblicità, diciamo, però insomma siamo qui tra amici, che è un libro di Pier Clementi, che è il protagonista del film che proiettiamo stasera, quindi una coincidenza molto, molto bella, che è Pensieri dal carcere, perché Pier Clementi, il protagonista che nel film interpreta Tiresia, che è questo personaggio meraviglioso, quasi evanescente nella sua fisicità cristologica proprio, si vede che questa scelta ti ha riportato verso quella tua prediletta dimensione anche pittorica, che si trova in tanti tuoi film, ed ha trovato questo libro, Pensieri dal carcere. Pier Clementi, adesso ci racconterai un po' di lui, e ti chiedo di raccontarci un po' di lui, e soprattutto dico solo questa cosa, poi mi taccio, che si fece 2 anni di galera per 4 grammi di marijuana, qui nel bel carcere di Regina Celi, dove vedo l'immagine, e mi racconti un po' cosa fu e che cosa ha rappresentato poi per il contenuto del film, che secondo me tanto si deve anche a questo attore. Ma Pier era un personaggio, era un'immagine anche nel film di Buñuel, che era Via Lattea, era un'apparizione quasi, perché lui era un'apparizione. Di una bellezza particolare, poi, ma veramente forse la persona più buona che ho mai incontrato. Però aveva una fotogenia, la fotogenia, quando è così strepitosa, esprime lo spirito che c'è dentro una persona, che ha, cioè, una ricchezza di sensibilità molto particolare. Di fatto che allora, se venivi trovati in possesso di oltre 2 grammi di marijuana, andavi in galera. Lui si è trovato in una casa una sera, ma il film era finito da poco, è stato messo in galera, è l'unico che si è fatto 2 anni interi per una stupidaggine. Ecco. Allora mi ricordo a Parigi con Simon Signoret, Susan Sontag e il Montan e altri, facciamo un comitato per ottenere, lui si era già fatto un anno di galera, per ottenere una riduzione, e non c'è stato niente da fare. In Italia veramente c'è piena di, sono dei ladri tremendi, no? Eppure 2 anni se li ha fatti Pier Clementi, che in modo incredibile. Così è stato, non avremmo mai immaginato così.
La prima o dopo? Dopo, mesi dopo, pochi mesi dopo. Bene, io a questo punto sarei molto felice, faccio io da... o viene qualcuno qua a darci una mano, se vedo qualche mano alzata per chiedere qualcosa a Liliana. Vengo a portare il microfono. È vero che gli avete lasciato gli stessi costumi con cui si è presentato? È vero che gli avete lasciato gli stessi costumi con cui si è presentato al provino, alla chiamata? Sì, ero là la prima mattina, la mattina che si cominciava il film, e lui è arrivato vestito come era vestito, cioè come lo vedete nel film. E con tutto che sul film c'era Gabriella Pescucci, che è una bravissima costumista, ha vinto anche l'Oscar negli anni. Però quando l'ho vista arrivare così, ho detto guarda, e dopo lui si è messo i vestiti che lei aveva preparato e anche d'accordo con me, ed era un'altra cosa, era borghese. Lui era la verità. Lui era così spontaneamente, era vestito così, era dei colori stupendi. La ragione. E aveva questa lunga sciarpa rossa, questi pantaloni arancioni e questo giubbotto nero così, ma era così, era completo, non c'era bisogno di farci nulla. Ma devo dire che fu una scelta bellissima di questo attore. Beh, pensa, Nigo Po mi hanno fatto una personale a Parigi dei miei film, e alla fine mi hanno detto dopo c'è una sorpresa, e allora era un cinema teatro, ex teatro, e allora era la divisa che sorpresa. All'improvviso sono arrivati sulla scena Lou Castel e Pier Clementi, perché stavano le tue icone a Parigi. Sì. Beh, devo dire che loro hanno fatto questa fine, che sono diventati più poveri nel fare il loro lavoro di prima. Quindi non si sono arricchiti? Per niente. E cosa li portava verso questa dissipazione virtuosa? L'innocenza. Assolutamente, totale innocenza. Ma infatti devo dire che nel film questa cosa si avverte tantissimo, un film dove i dialoghi sono estremamente rarefatti, cinema allo stato puro, perché le parole sono veramente pochissime, mentre invece è un trionfo dell'azione, nonostante poi lo scenario sia quello drammatico, appunto, di una città trasformata in un cimitero all'aperto, c'è anche una leggerezza. E io ti vorrei anche chiedere questa cosa: come hai fatto a pensare di proporre uno scenario del genere in quel momento così cupo, e che quindi, diciamo, diventava quasi un vederlo sulla carta, e poi riuscire, vuoi la musica, vuoi il colore, vuoi questi straordinari attori, vuoi la mente, inutile dirlo, la tua mano, a raccontare una tragicità così violenta, profonda? Poi alla fine lascia quasi il sorriso, cioè è un film che non è disperato. L'hai detto tu, non doveva essere disperato, perché anche chi ha creato l'Antigone non voleva raccontare una cosa disperata, era una proposta, che se tutti stiamo accorti la dittatura non si forma, ma si combatte, ma si blocca con ogni modo, con ogni mezzo. Comunque, con la reazione, cioè non per riproporre il pessimismo, ma con leggerezza e non con la violenza. E che richiamo una volta se c'è qualche domanda per Liliana. Bene. E allora Liliana, grazie per essere venuta qui a Bellissima, ti sono molto grato, invito veramente tutti a venire.
venire questa sera al Cinema Beltrade alle 21.40, perché Liliana presenterà anche lì il film e sarà un momento ulteriore e spero molto intenso, perché quando poi una regista come lei presenta un film come quello davanti al pubblico come lo siete voi, beh, insomma, l'emozione è forte. Grazie per essere stati qua e avanti con Bellissima, e grazie Liliana, sei bellissima.